Bella a tutti ragazzi, io sono una persona che non avete mai visto e sentito e oggi siamo su Days Gone. Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi e io in realtà sono Flash 2011. Wow, notizia bomba. Buona visione! Ok ragazzi, ci siamo. Ho preso un pochino di risorse che poi dovremmo andare esattamente qui. Al Crazy Willy. Quindi andiamoci. Sono quattro nidi e spero che non sia pieno come l'altra volta. E vediamo se è troppo pieno. Allora seguiamo la missione principale. Se è poco pieno, la possiamo sterminare. Allora, off camera ho preso un po' di munizioni. No, ho preso un pochino di munizioni per vedere un po' se si poteva fare. E si può fare, credo. Mi pare di sì che si può fare. Vabbè, comunque ragazzi, ne ho raccolte proprio un numero indecifrabile. Cosa fa un altro zombie qua? Ma non li ho sterminati tutti. Ho già sprecato qualche munizione. I am a fucking genius. L'unica cosa a cui devo stare attento è di non farmi azzannare dagli zombie. Ok. Fammi un po' vedere. Dobbiamo prima. Allora, lì no. Uno, là. Altro. Ok, poi. Uno là, già 5 sono. Poi, vabbè, poi ci sono i nidi. Allora, io adesso vorrei un pochino a girarli, no? Per vedere se ce ne sono altri. Della palestra non posso creare più dardi perché lo scorso episodio mi sono finiti. Mamma mia. Ok, ragazzi, non si può fare. Allora, se spuntano così, non si può proprio fare, ragazzi, perché cioè pure noi dobbiamo, cioè, facciamo casino distruggendo il nido, quindi la vedo dura, cioè, la vedo proprio dura, ragazzi, da fare questa. Quindi adesso proverò ad andare qui. Ci provo. Poi, ragazzi, non so se ce la faremo. Comunque, se muoio, io devo stare tranquillo perché tanto mi fa salvare. Io appena arrivo là salvo. Quindi devo stare tranquillo. Perché io quando arrivo in queste situazioni, pure quando ho giocato a The Last of Us, se ho giocato a The Last of Us, vabbè, quasi tutti l'hanno giocato. In queste situazioni, mamma mia, mi saliva l'ansia. Dicevo, che dovevo fare? E poi ci andavo e vincevo, ma cioè. Andavo dove dovevo. Vabbè. Comunque vi dico solo che alcune di quelle parti per me sono state traumatiche. Molto traumatiche. Ma vabbè, adesso sono allenato in teoria, perché questo è più o meno simile. L'unica differenza è che è open world è che non l'ho finito. Invece della sto fase l'ho finito. Ragazzi, ho davvero paura perché, oddio, perché può essere anche che c'è una mini orda, un'orda
per iniziare. Vabbè, che il gioco in teoria non è ancora troppo iniziato, devo essere sincero. Quindi, forse ce ne aspettano delle belle, anche troppo. Troppo no. Gesù, che è sto posto? Oh no, è come là. È come qui. Ok, non mi stanno seguendo in troppi. Per adesso non mi stanno seguendo in troppi. Però devo fare comunque molta attenzione. Ok, ci stiamo avvicinando alla strada, però. E la strada è più sicura. Non troppo. Qualche zombie lo trovi. Tipo là. Ma vabbè. Cioè, ogni tanto si trova. Ma possiamo comunque andare. Attenzione, sta cister. Ok ragazzi, sono arrivato. Come potete vedere, giace qualche piccolo zombie. Allora, quando non ci sono segni rossi possiamo andare. Quando però ci sono è un problema. Mamma mia. Sì, però sta cosa è proprio una cosa, mamma mia, mi ricordo già il secondo episodio. Stasera, ma perché io compro giochi di zombie? Tanto Dio. Che c'è di qua? C'è nulla. Poi ci sono pure dei nidi che io volevo bruciare. Il problema è che dall'ultima volta ho finito quasi tutte le munizioni. Quindi è un mezzo problema. Ma andiamo, ragazzi. Vedo degli zombie. Ah, ok, allontaniamoci molto, ma molto, ma ok. Non ci dovrebbero più sentire, in teoria. Anche perché siamo accovacciati. Da accovacciati facciamo meno rumore. Invece da alzati ne facciamo tantissimo. Se corriamo, mamma mia, suona tutta la terra. Che dovremmo essere quasi arrivati. Questo in teoria è il vecchio cimitero. Benissimo proprio, guarda. Vecchio cimitero, evviva! Siamo al cimitero. Che l'unica cosa. Devo fare attenzione a. Ma in queste zone blu, cioè, si vedono i zombie. Io vorrei visitare. Credo anche che ce ne sia qualcuno davanti a me. Oppure è soltanto la zona gialla. Ok, c'era una cosa della scena, mamma mia, io mi. Seguo, cacchio. Ah, ma questo è il vecchio cimitero dove è morta la tizia. Ma sta ancora là. No, eccola! Oh no! Aspetta, ma c'è un'area blu intorno a lei. Ah, possiamo cercare. Che dobbiamo cercare? Ah, ecco com'è morta! Oddio. Questa è violenza sulle donne, non ti permettere mai più. Ah, si è trascinata fino a là. E poi abbiamo trovata morta. Ah, peccato. Oh. Oh no. Ci sono degli zombie. Ci sono degli. Tra la statua dell'angelo. La statua dell'angelo. La statua dell'angelo. Dove la trovo? Statua dell'angelo. Dell'angelo. Essere sinceri, serve un angelo a me.
c'è uno zombie là. Dovrei un attimo assassinare. Così mi levo un fastidio di torno. Mamma mia. Fra poco urlo. Se mi viene qualcosa incontro, giuro tiro uno strillo che arriva fino a Milano, giuro. Ma la statua dell'angelo, ma quale? Sicuro sta in fondo, io sono proprio sicuro di sta cosa. Ci possiamo anche nascondere, c'è spugne, ce ne sono pure tante, almeno. Almeno. Però ma voglio capire io, sta statua dell'angelo, dove minchia la trovo? Non... Ok, non è... ok, devo sempre rimanere nell'area gialla. Ok. Sempre nell'area gialla, va bene. Va bene. Ma poi l'angelo... Cioè, com'è sto angelo? Ok, c'è... Dove è ucciso lo zombie? Io non me ne sono accorto. Sto mangiando un cervo. O diventa zombie, madonna. Ah, eccolo. La statua dell'angelo. C'era pure un pezzo di legno. La refurtiva di Leon. Quella è la statua dell'angelo, vabbè. Mo' la refurtiva di Leon. E ma dove cacchio la trovo? E io penso... Che cacchio c'è? Ecco il suo piede di porco. Eccolo. L'asta. Sta qua. Mamma mia, meno male che abbiamo trovato sto piede di porco. Vabbè. Eccola. Fissa la furtiva alla moto. Ma ci sono dei... Cos'è? Un elicottero. Mi dire. Un elicottero dell'aereo che è appena passato sopra, ignorandomi del tutto. Tutto questo tempo salta fuori un elicottero dei federali dal nulla. Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo. Ehi, Nick. Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa mi ha detto. E non fare cazzate. Ok, adesso ragazzi, sto cacchio di elicottero si è avvicinato e ha attirato tutti gli zombie dormienti, tutti. Ma perché mo dovevi passare? Non potevi passare tra mille giorni? No, proprio adesso. Questo mo come l'accoltello. Madonna, sta pieno, c'è. Ci sta uno là, uno là. Uno là. Ma è la madonna, sono quattro. C'ho quattro soltanti per me. Più o meno. Mannaggia sto elicottero. Con il cacchio che lo seguo. Io lo vorrei più massacrare. Mamma mia, lo sapevo che sta missione è traumatica. Io lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Ma perché si mangia? È nulla. Ok, usiamo un diversivo. Ok, vai piccolino, vai. Vai, segui. Adesso fatti accoltellare. Stai buono. Benissimo. Aspetta che ho abbandonato la refurtiva di Leon. Proprio qua. Ma poi scusatemi, io non posso tipo scavalcare. Allora, io quello che vorrei fare è poter scavalcare questa zona. Allora, io là, qualche pietra quadrata, non è che con la grazia di qualche dio mi ci posso arrampicare, no. Aspetta, forse, non lo so. Dai. Ah, sì, qua, perfetto.
ci so. Ah, c'era. Mamma mia. Poi sto in paranoia 3 giorni. Ti prego, non dirmene che c'è neppure uno qua. Ok, siamo saliti. Perfetto. L'unico problema è che ci dovrebbe stare qualcuno qui. Cioè, ok, allora, non so questo qui dove cacchio si trova. Ok, non lo so. Ma poi c'è qualche modo per passare? No, nessuno? Mannaia. Mannaia davvero. Però ce ne stanno 1000. Mio Dio. Ok, devo solo stare attento a non attirare gli altri. Poi per il resto, là c'è uno zombie che devo assolutamente uccidere. Ma io vorrei cercare di buggarmi. Ok, però almeno sappiamo che c'è qualcuno alla vicino alla moto. E che devo assolutamente uccidere, perché sennò... Perché sennò mi uccide lui. E sto elicottero lo vorrei più bruciare che andare a vedere che ci fanno qua. Mamma mia. Oddio, ne vedo un sacco, ragazzi. Sono quasi troppi. Mannaggia, davvero mannaggia. Se provo a fare cavolate delle mie solite cavolate. E io lo sapevo. E lo sapevo che ho fatto una cavolata. Cioè, guardate, l'ho tirato verso di me. Ok. Non è più attirato come prima. Oh mio Dio. Mamma mia. Oddio. Okay. Tieni sto coltello nel collo. E non è sì, babbo, ciao. Sì, ma sto lì non poteva posare la sua refurtiva da qualche altra parte. Mi ha trovato. Ok, no. Ti prego, schiatta veloce, muori, dai. Ok. Ok, ma mamma mia. Ma sto morendo, ragazzi, sto... Sono troppi, me ne devo andare pure in fretta. Prendi la refurtiva. Sì, vabbò, dai. Vabbè, questi li investo, mo. Fai veloce. Ave Maria, piena di grazia. Ok, questa è la mia moto, perfetto. L'ho fissata, abbiamo 30... all'80 di vita.
Madonna, Dean, ma che cacchio fai? Ma che cacchio. Vabbè, quell'altro non mi ha visto, meno male. Ok, dai, manca solo qualche colpo e questo ci schiatta male. E muore, cioè. Oh. Mamma mia. Ma Dean, non ti decappottare, stai buono. Sì, però salici sulla moto, santo Dio. Scappa subito da... Scappa, devi scappare proprio. Via, ma veloce. Sì, vabbò, mo pure con l'elico. Che cacchio è, mo? Mi lasciate caricare un momento. Ti prego, dammi un filmato, per favore, che così mi rilasso un momento. Ho bisogno di una rianimazione, per favore. Un filmato, meno male. È la moglie, secondo me. Può essere, oppure è morto. Oddio, i soccorsi della Nero! Sono venuti a liberare! Vabbè, non se ne... Qui c'è un nido! Non stanno dormendo! Nero, i soldati e il ricercatore Nido sono tutti anticontagio. Corazzate e sono immuni ai tuoi attacchi. Benissimo. Come contrassegnare in furtiva. Tipo il benocchio. Sì, ma io come il cacchio lo ammazzo questo? Ok, magari posso. Da quello che ho capito. Ok, L1 per selezionare un sasso. E quindi tieni. Ok. Ma non... Ok, da quello che ho... Oh no, ho capito. Ok, tu vai a controllare il sasso e non mi cacare troppo la mi. Poi io devo andare mo da quello là. Perché è proprio da quello là, dico io. Ma sono troppi, raga. Sono troppi. E quando dico troppi, è troppi. Ma proprio sono tantissimi. Mamma mia, è una pazzia. Questa è una pazzia. Questa è una vera pazzia. Ma poi prendi l'elicottero e scappa, che c'è ancora della benzina. C'è ancora la benza sto elicottero, ma prenditelo. Ok, ma... Mamma mia, questi non si possono stare mai un momento fermi, eh? Ma quindi non... Se provo ad attaccare di coltello, non... Questi non schiattano. Magari se li sparo, ma sono anche molto grazzati. Non... Se ti giri e ti pre... Adesso ti strangolo, te. Mamma mia. Quelli dove sono andati, poi? Ok, ma appena va là tiro un sasso, quello se ne va a 3 km. Te, va. Vai piccolo bambino. Vai piccolo bambino. Ma che cacchio, c'è una caverna. Caverna. Benissimo, posso fare così. Devo solo avvicinare. Ma poi se mi vedono, ma mi sparano. Madonna, è uguale a Terminator proprio. Il gioco di Terminator uguale.
uguale. Ti prego, girati, bravo. Devo chiamare Johnny Bravo a te. Catturato dalla Nero, grazie mille. Sì, ma io come ca... mi ha già messo nel cespuglio. Ok, ascoltiamo. Ci deve riempire la barra dell'ascolto. Che questo non mi vede, manco se c'è la torcia. Ok, si sta riempiendo, non sto sentendo manco io perché il volume è davvero basso. Ma poi io come me ne scappo da stasera? Dimmi, ti prego, che se ne, che poi se ne vanno. Vabbè ragazzi, io sono andato in quel cespuglio, io penso che mi potevo nascondere. No, in questo qua. Ok ragazzi, dobbiamo restare vicino. Molto vicino. Ok ragazzi, questo cespuglio va benissimo. Mi ascolto ancora per un po'. Poi se mi fai andare, allora, poi me ne devo andare. Non sono troppi come gli zombie che là stavano proprio... Io lo sapevo che gli zombie ce ne stavano proprio tantissimi là. Io lo sapevo. Ok, benissimo. Benissimo, hanno detto tutto il necessario, ragazzi. E adesso possiamo andare. No, c'è sto cacchio di... C'è sto qua. Ci sta sto qua. Si deve girare. E senza troppi problemi io me ne vado qui. E poi questo se ne va, ok. E io me ne vado così, benissimo. E il problema è che poi ci stanno oltre 1000 persone di qua. Sì, mi sono raddoppiato, ma come cacchio si fa? Proprio contenuta in considerazione al massimo sta area. Vai verso l'elicottero, piccolo bambino. Ok, poi... Oddio, là c'è una cosa. Non so che cosa. Poi devo allontanare sti due tizi. E la vedo dura qua io. La vedo dura. Ok. Ok, questo si deve allontanare, ma proprio di tanto. Ok, tu ti prego vai di là. Però se ne deve andare proprio. Benissimo. Ok, questo mo se ne deve solo andare. Quindi perfetto, questo lo facciamo andare. Questo lo facciamo andare qua.
Ok, ce l'abbiamo. Non ci credo, ho bisogno. Non ci credo, non. Sono sbalordito. Io sono sbalordito, no. Ce l'ho fatta! Come? Non è possibile! Però mi avrebbe fatto comodo un pochino di benzina. L'ho sprecato quasi tutto andando al vecchio cimitero. Mannaia. Sì, ma ora devo ritornare al campo Coupland. Il problema. Aspetta. Ok, se ne sta andando. Mo se ne sta andando. Non poteva aspettare nei cespugli, no, eh. Amico, un quale. Se stanno andando molto in fretta, ci hanno paura. Ma poi che sono venuti a fare qua? Mi, questo episodio sta durando anche troppo. Non stanno dormendo, 93%. Cacciola nero, 15%. Crea progetto sbloccato. Ok. Dardo con residui. Va. Dardo con, i dardi con residui indicano i nemici ad attaccare i loro simili, usali per scatenare il caos. Grazie mille. Ma quindi li posso creare, mo? Sì, è figata. Ma non c'ho i materiali, come sempre, è ovvio. Ci sono giusto un pochino di zombie, ma non è un problema, ci abbiamo la moto. Madonna. Ok ragazzi, allora, spero che il video vi sia piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e grazie per la visione. Ciao amici!